Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Voglio cominciare una nuova serie. Siccome ho dei bei progettini in mente da fare sulla macchina, tante belle modifiche, voglio registrare dei vlog in cui ve li mostro. Saranno dei video completamente diversi dal solito. E se vi piace sarò veramente felicissimo di continuare questa serie sulle modifiche sull'auto e di portarvi altri vlog. Per questo ragazzi ci tengo veramente tanto. Se voi lasciaste un mi piace è gratuito, non costa nulla. Ah, volevo aggiungere una cosa ragazzi. Voi non avete idea di quali saranno le altre modifiche che farò alla macchina. Cioè vi dico solamente che al termine di questa serie la macchina darà del filo da torcere, molto filo da torcere, perfino ad una Ferrari. E non sto scherzando, non vedo l'ora di farvi vedere. Cominciamo. Cioè intanto guardate qua, qui ho subito le prime due modifiche. Dobbiamo fare degli unboxing perché mi sono arrivate delle cose. Fra poco andremo anche dal mio wrapper di fiducia, architettando qualcosa di nuovo per la mia auto. Partiamo con il primo unboxing. Questa è una cosa che ho preso su Wish e non ricordo che cos'è, perché su Wish le cose ti arrivano dopo 20 anni. Cioè magari c'avevo 10 anni quando ho ordinato questa cosa. Stronzate a parte, che ah ok, bene. Questa dovrebbe essere una cosa molto molto carina. Chissà come sarà sull'auto. Praticamente ragazzi questi sono tipo dei fili che si vanno ad incastrare nelle giunture della macchina. Ho preso di colore blu come il colore esterno dell'auto. E una volta incastrati dovrebbero dare un effetto veramente bello. Questa è la spatolina per infilarli dentro la macchina. Ma ora passiamo al pezzo forte, ovvero questo qui. Caspiterina, sono loro ragazzi. In questi pacchi ci sono dei tappetini speciali per la macchina, che non sono dei tappetini normali, perché tipo quelli che avevo sull'Abarth, una volta messi danno un effetto spettacolare. Sono praticamente i tappetini per davanti e anche il portabagagli. Quindi fra poco li mettiamo e vediamo un po' come stanno. Ovviamente le rifiniture sono dello stesso colore dell'auto. Detto questo, è giunto il momento di andare. Ok, eccomi qui arrivato dal mio wrappatore di fiducia. Vediamo un po' che cosa ha fatto di bello questa volta. No. Già vedo qualcosa di nuovo ragazzi che non sapevo. Già vedo qualcosa di strano. Già vedo il tocco tuo, vedo bellissimo. Spettacolare. Mi sorprendi sempre, oh. Allora, dall'ultima clip che avete visto è passato per l'esattezza un giorno. Ora sto andando a lavare la macchina, oggi devo fare un boato di cose. Ma intanto, che cosa ho fatto ieri? Che cosa mi ha fatto il wrapper? Intanto mi ha fatto una bellissima sorpresa, che mi ha fatto i fari neri e non me l'aspettavo, che sono di una figata pazzesca. Cioè, veramente mi piacciono un botto. Poi, quasi tutte le rifiniture della macchina argentate sono state trasformate in nero lucido. E anche se è una piccolezza, ragazzi, la differenza si vede veramente tanto. E sono molto molto più fighe così. Ed infine mi ha oscurato anche le lucette sugli specchietti, perché i dettagli fanno la differenza. Ora sto andando a lavare la macchina per il raduno che ci sarà questa sera, che dovrebbe essere una cosa molto figa. Ci dovrebbe stare tipo un botto di gente, lo scopriremo fra poco. Poi devo mettere quei tappetini strani che mi sono arrivati, anche quelle strisce blu che mi sono arrivate direttamente da Wish. Ci riuscirò? Ci riuscirà Jumpy? Beh, scopriamolo.
Ok ragazzi, allora ho appena finito di lavare la macchina. Il risultato non è dei migliori perché l'ho lavata a mano io. Pensate che cosa è successo ragazzi. Arriva una signora, io stavo tipo laggiù. Arriva una signora, mi fa va bene se la lavo al macchinario? Io dico scusa, ma parla italiano? Cioè praticamente ragazzi mi aveva scambiato tipo per il bangladino che lava le macchine. Mi sono scordato di dirvi una cosa: se in una delle clip precedenti avete visto dei cerchi rossi come contorno dei miei cerchioni, beh sappiate che li ho eliminati. E sì, l'avevo messi io. Ok ragazzi, lo sto mettendo. Per il momento il risultato mi piace veramente molto. È semplice da mettere. La cosa figa è che ci sono queste specie di mollettine che si infilano sotto le plastiche in modo tale che il tappetino non esca e si tenga bene. Ok ragazzi, allora, fra poco vi farò vedere meglio. Intanto ho installato il primo tappetino ed è una figata pazzesca. E non è difficile, anzi è abbastanza semplice, perché ti danno tipo degli strap qui che sono bioadesivi, e poi ci sono queste mollettine che si infilano qua e poi si infilano sotto le plastiche, quindi si installa abbastanza facilmente. Vi faccio vedere il risultato finale e spero che renda in fotocamera, perché dal vivo è veramente spettacolare. Sì, ora non fate caso al fatto che sia un po' zozzo, però è veramente bello. Vi faccio vedere anche di qua. Mi piace veramente tanto come è venuto. Qui c'è addirittura una placchetta di ferro. E ora vi faccio vedere anche il portabagagli. Guardate che carino anche qua dietro. Devo dire che sono molto molto soddisfatto di questi tappetini. Vi ricordo ragazzi che se volete prenderli ci sono per qualsiasi auto. Vi metto il link qua sotto in descrizione. Comunque ho anche dell'altro da farvi vedere, tipo queste strisce blu di Wish. Guardate quante sono carine. Cioè devo dirvi che mi hanno sorpreso in realtà, perché non costano veramente niente. Si mettono con estrema facilità e da vedere sono veramente molto carine. E infine l'ultima cosa che ho messo è stato questo coso in fibra di carbonio, preso a 30 euro su Amazon, che è una figata. Cioè il risultato finale mi piace veramente tantissimo. Tutte piccole modifiche ragazzi, low budget, che però cambiano parecchio l'interno della macchina. Sono molto molto soddisfatto del risultato. L'M3 di Spadino, quello della serie Netflix di Suburra. Una bomba ragazzi, bellissimo. Vai vai, bene ragazzi, eccoci qua tornati. Che dire, spero che questo primo vlog delle modifiche, a cui non so ancora dare un nome perché sarà una serie, ci saranno più video di queste modifiche, sempre se questo raggiungerà un bel po' di mi piace, cioè dovete farmi capire che vi è piaciuto, quindi sotto a spolliciare come matti. Spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tanti mi piace, a lasciare tanti commenti e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo che il link dei tappetini è qua sotto nella descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!